Ciao a tutti da Vivere Sano Gym Channel. Oggi andiamo a preparare un pane adatto per celiaci, ma anche per noi sportivi. Allora, noi per prima cosa ci serviranno farina di riso, per questa ricetta circa 240, poi 10 ml di olio extravergine d'oliva per i grassi, 150 g di latticello di soia. Sulla descrizione ho scritto come fare il latticello, ma anche sul video precedente ho fatto vedere come si prepara in casa il latticello. Poi un cucchiaino di bicarbonato di sodio, 2 cucchiaini di miele e mezzo cucchiaino di sale. Allora, per prima cosa andiamo a mettere la nostra farina di riso. Questa è una ricetta soprattutto per celiaci, quindi chi non è intollerante al glutine può mettere comunque anche una farina di farro, quindi più adatta magari per noi sportivi, che contiene più proteine. Poi andiamo a mettere il nostro latticello, che in pratica ora piano piano andiamo mettendo tutti i vari ingredienti. Allora, prima del latticello, per aromatizzare un po' il nostro pane, io qui ho messo un po' di qualche aghetto di rosmarino. Andiamo un pochettino ad aromatizzare. Ok. Dopodiché, latticello di soia. Poi andiamo a mettere il nostro miele, 2 cucchiaini, poi andiamo a mettere l'ingrediente principale per far lievitare questo nostro pane. Andiamo a mettere un cucchiaino abbondante di bicarbonato. Quei famosi 10 grammi di olio extravergine d'oliva, ok. E ora andiamo a mescolare tutti gli ingredienti, poi vi faccio vedere il risultato finale. Eccoci tornati. Allora, io l'ultima volta mi ero dimenticato a dirvi che come ultimo ingrediente ho aggiunto il mezzo cucchiaino di sale nell'impasto. L'ho messo qui su una spianatoia e quindi l'ho lavorato con le mani. Allora, questo è il mio risultato. Ottimo odore dato dall'olio di sé, dall'olio d'oliva, dal rosmarino, dal miele. Allora, fin quando non diventerà
ben liscio, lo lavoriamo, poi a finire lo andiamo a mettere. Pronto per il forno. Dopo vi faccio vedere la cottura. Eccoci al risultato finale. Allora, la cottura, che prima non avevo detto, è stata allora a 200 gradi, forno statico, per 30-40 minuti. Dipende se lo volete leggermente più croccante oppure no. Allora, vi faccio vedere la consistenza. Sentite il croc. Circa vengono due pagnottine, quindi ancora è un pochettino caldo. Essere mangiarlo potete aspettare circa 10-15 minuti. Allora, se la ricetta vi è piaciuta, iscrivetevi al mio canale YouTube, seguitemi su Instagram. Alla prossima ricetta!